Arriva in Via delle Gagliarde la 33esima Lancia d'Oro, un'emozione fortissima, in particolare la dedica a Carlo Fardelli, è così rettore Carboni? Sì, la dedica a Carlo Fardelli e a un altro dirigente scomparso, Francesco Marcantoni. Era un po' di tempo che volevamo vincere per poterla dedicare a due grandi personaggi che hanno dato tanto a questo quartiere, e se questo quartiere ha questi risultati è anche grazie a loro, perché nel presente non ci dobbiamo mai dimenticare del passato. Se siamo qui oggi qualcuno ha costruito qualcosa per noi e noi portiamo avanti quel progetto. Un plauso particolare ai due giostratori, Stefano apre con un 5 e poi il 4 di Enrico regalano la vittoria al quartiere biancoverde. Ma io è tanto che faccio un plauso ai miei giostratori, da quando si sono uniti e formati nel 2004, perché questa coppia ci ha dato un sacco di soddisfazioni e ci ha dato anche dei risultati, anche quando le soddisfazioni vittoriose non sono venute, comunque sia grandi. Abbiamo fatto 9 anche a giugno e ci siamo ripetuti a settembre, quindi direi che c'è poco da dire su questa coppia.